Buonasera a tutti. Allora, ci siamo. Stasera spacchiamo il secondo. Lo spacchiamo perché la live di oggi è importante. Abbiamo un grandissimo ospite che ha, tra virgolette, fretta, nel senso che ha un'altra chiamata dopo di noi. Sposto la scena e ve lo presento subito, Matteo Soragna. Ciao Matteo, come va? Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, introduciamo come al nostro solito l'ospite. Per chi non lo conoscesse, ok, o per chi l'avesse solo ascoltato, perché recentemente si può ascoltare, Matteo. Allora, siete tutti appassionati di pallacanestro e quindi avete visto le finali NBA, avete visto chi ha vinto l'MVP. Personaggio molto importante, molto noto della pallacanestro e a tratti potremmo dire infermabile. Infermabile tranne una sera del 2004, una sera d'agosto, dove il ragazzone ha, si parla chiaramente di LeBron James, ha perso di 20 punti, è stato limitato a 5 punti da una squadra di scavezza collo che aveva tra gli altri anche Matteo Soragna, giusto? Sì, giusto, però lui era molto giovane, noi abbiamo giocato 40 minuti di zona bulgara e al tempo ancora in NBA non si usava praticamente per niente la zona e noi abbiamo provato a vedere se poteva funzionare, anche perché onestamente era l'unico modo per provare almeno a competere. Le cose sono andate oltremodo bene, loro erano molto giovani, quindi era il secondo anno, semplicemente si sono trovati un pochino impreparati. Se avessimo giocato con le loro regole ci avrebbero asfaltato. Dici che dipendeva tanto dalle regole? Ma sai, quando vengono a giocare in area FIBA il campo è più piccolino, ci sono delle regole difensive diverse. Noi la zona onestamente la facevamo molto bene, abbiamo proprio abusato di alcune loro caratteristiche e quindi ti ripeto, è andata molto bene. Poi quella partita l'abbiamo vinta anche perché Basile e Galanda hanno fatto una serie di triple incredibili, quindi metti assieme le due cose e esce una partita del genere. Jack l'abbiamo avuto qua recentemente, è venuto, ci ha raccontato un po' di quella partita. Io metto quella partita nella mia top 3 assoluta delle partite giocate nella nazionale italiana. E cioè quella, la semifinale contro la Jugoslavia nell'Europeo del 99 e la semifinale contro la Lituania all'Olimpiade del 2004. E tu ne hai giocate 2 su 3, perché hai giocato anche quella con la Lituania. Sì, quella più importante rispetto all'amichevole, anche perché è vero che l'amichevole con Team USA è stato bello il contorno, è stato bellissimo per i tifosi e quindi ha fatto avvicinare anche quella squadra a qualche tifoso in più probabilmente, e rimane nell'immaginario collettivo per la straordinarietà di quello che è successo. La cosa ancora più straordinaria però è quella partita contro la Lituania, e anche lì ancora una volta Baso e Galanda hanno fatto le bombe, una serie infinita, e ci hanno permesso poi di arrivare in finale. Sì, tra l'altro quella Lituania, per chi non lo sapesse, ricordiamolo, era vincitrice uscente dell'Europeo l'anno prima e effettivamente sembrava ingiocabile. Era un anno in cui il basket europeo era veramente tosto. Ah sì, poi quella squadra, quella Lituania, agli europei in Svezia proprio si meritò di vincere, perché erano fortissime, poi giocavano una pallacanestro stupenda, fatta sia di solidità che di talento puro, e quindi sono arrivati alle Olimpiadi di Atene giustamente per andare a medaglia, e l'avrebbero anche meritata, non fosse che noi abbiamo trovato una serie di triple che potevano uccidere chiunque. Poi noi difendavamo, onestamente la cosa che facevamo bene era difendere, altrimenti non saremmo arrivati mai così avanti. Metti assieme una grandissima difesa come quella che avevamo, con un momento del genere di onnipotenza di due giocatori, e ne esce quella partita lì. Sì, e oltre a difendere, come abbiamo già anche detto in realtà nella live con Jack, mi piace ricordare la vostra voglia effettivamente di vincere e di sudare, di lottare. Eravate un bel gruppo e magari io la vedevo con un cuore e una mente diversa rispetto ad oggi, ero più giovane, è passato qualche anno, però obiettivamente trasmettevate molto di passione proprio per il gioco e per quello che state facendo, sicuramente.
Sì, credo di sì, credo che fosse una nazionale identificabile e nella quale qualche tifoso si poteva identificare perché, come dicevi tu, aveva un atteggiamento preciso, era conscio dei suoi limiti perché ne aveva tanti, però poi col passare del tempo aveva trovato delle sicurezze partendo proprio dall'Europeo in Svezia, dove ci siamo guadagnati la qualificazione alle Olimpiadi, ed effettivamente quel biennio è stata una nazionale che ha mantenuto un altissimo livello per anche tutte le amichevoli che giocava in fase di preparazione, quindi difendeva forte, si passava tanto il pallone, aveva dei punti di riferimento ben precisi, delle gerarchie ben precise e questo ha aiutato. Poi sai, rigiochiamo le stesse partite altre 100 Sì. volte, Eh magari le perdiamo tutte le 100 volte, però è andata bene che le abbiamo vinte beh, comunque. certo, abbiamo giocato quella giusta. Però è lì la chiave, cioè era una nazionale che era fatta di personaggi giusti al momento giusto che lottavano al più e al meglio delle proprie possibilità. Era una bella nazionale e io ho sempre detto che secondo me a livello dei risultati, anzi, penso che po di poter dire in maniera abbastanza soggettiva, che a livello dei risultati è sicuramente il decennio, quello che parte sostanzialmente da quello europeo del 99 e arriva, insomma, un pochino dopo l'argento nelle Olimpiadi. Secondo me è la nazionale migliore a livello dei risultati, almeno la nazionale migliore che abbiamo mai avuto per quanto riguarda il basket italiano. E poi è successo qualcosa, non si sa bene cosa, ma qualcosa è successo. Siamo migliorati forse individualmente, però è cambiato qualcosa. Allora ti dico che secondo me la nazionale migliore è stata quella del 99, perché ha vinto comunque l'oro e se vinci sei la migliore. Poi aveva una squadra impressionante, se pensi, Baso era all'inizio della sua esperienza, però c'era Ngalande che ha giocato benissimo, Maias, Fucca, Andrea Meneghin, Marco Nato, Abbio, cioè una squadra veramente impressionante e giustamente poi ha vinto quell'europeo. Poi, piano piano, col cambio generazionale, c'è stata la fase successiva. Io ho vissuto anche la fase successiva ad Atene, dove abbiamo fatto fatica, dove abbiamo perso anche la possibilità di qualificarci a un europeo. Quindi, io ho vissuto anche quella parte di nazionale. Poi, quando io sono uscito, era una squadra veramente di alto livello. Però poi, per vincere, a volte, sai, un po' di fortuna e per perdere un po' di sfortuna, una palla che va dentro, una palla persa che c'era o gli avversari che fanno un canestro difficile. Quindi sicuramente io so che i ragazzi hanno un po' di rammarico per non aver raccolto quello che avrebbero potuto raccogliere, però, ripeto, le varianti e le variabili all'interno di un europeo piuttosto che di un mondiale sono talmente tante che veramente passi da fare una spedizione di grandissimo successo a una che ipoteticamente ha deluso per un piccolo dettaglio. Certo, quando ci sono tornei di quella portata, chiaramente ogni singola virgola conta. Nel frattempo ti dico che dalla chat arrivano saluti che in realtà hanno scritto come insulti da Max Pinducciu. Dice che lavorate insieme a un progetto che si chiama Clutch, che Si chiama non Clutch conosco. Academy. Ok, che Sì. non conosco, però sono ignorante, non so. No, vabbè, è un progetto di formazione per le aziende. Partiamo da un'esperienza sportiva. Max Pinduccio a parte che è un cretino, ma poi è un preparatore atletico bravissimo del tennis. Per farvi capire, fino all'anno scorso è quello che ha tirato su Jannik Sinner. Quindi, giusto per farvi capire della portata e della sua qualità. È uno scemo e io ci devo lavorare assieme e mi devo accontentare. ho mio cugino e un fisioterapista con cui facciamo delle live anche tutte le settimane, parliamo di salute e genere, che collaborano con Max. E infatti sono loro che riportano i saluti, tra parentesi, insulti in realtà, da Max. E comunque, tornando a parlare un attimo di storia, i ragazzi sono carichissimi in chat. Preparatevi perché ho una scaletta pronta per arrivare alle domande che fate. Parlando di storia della pallacanestro italiana, tu hai
giocato per tanto tempo in quello che secondo me è un roster clamoroso per la storia della pallacanestro italiana, che è quello della Benetton Treviso, e dove hai anche vinto lo scudetto e forse anche una Supercoppa, non mi ricordo, sto andando a memoria. Sì, c'è una Supercoppa, un paio di Coppa Italia, però lo scudetto, io a dire la verità, non lo sento tutto mio, perché in semifinale mi sono spaccato, anzi nell'ultima partita dei quarti di finale mi sono spaccato una mano e non ho giocato semifinali e finali, quindi non lo sento realmente tutto mio, anche se si faceva parte della squadra, ma questa è una cosa mia. Però periodo meraviglioso sicuramente. Io sul periodo trevigiano ho delle domande da farti per forza, perché praticamente c'era stato quegli anni lì andava molto il Benetton Camp, che facevano d'estate la ghirada, e io li ho fatti tutti, io, mio fratello, mio cugino, li ho fatti tutti, finché li ho potuti fare li ho fatti, erano bellissimi, una cosa meravigliosa veramente, con quella struttura incredibile, perché la ghirada è una cosa unica credo in Italia, io non so... però credo che sia abbastanza unica. Però obiettivamente quel roster era veramente molto forte, e quella realtà era veramente molto forte. Sei stato allenato da due dei, secondo me, allenatori più forti che sono passati sui parquet italiani, che sono Ettore Messina e David Blatt. Qualcosa sui due? Magari una differenza, una particolarità? Beh, sicuramente delle differenze. Quello che li accomuna, come dicevi tu, è il fatto che sono due grandissimi allenatori che hanno vinto nella sostanza tutto quello che potevano vincere. David Blatt è andato vicino anche a poter vincere l'anello NBA, se LeBron non l'avesse fatto fuori verso il finale di stagione. Però due allenatori veramente di grandissima competenza, due metodi completamente diversi. Ettore è un conoscitore della pallacanestro impressionante. La cosa che a volte mette in difficoltà i suoi giocatori è che purtroppo lui vede tutti gli errori che fai e quindi non te ne fa passare nemmeno uno. Però se riesci a rimanere lì con la testa, diventi sicuramente un giocatore migliore e un giocatore che può calcare determinati palcoscenici. A lui piace dire che lui preferisce rimettere tanta pressione sui suoi giocatori, perché poi quando arrivano alla partita sono già abituati. E quindi effettivamente qualsiasi allenamento, che sia anche l'allenamento della mattina dove fai atletica o solo una sessione di tiro, lui è sempre lì a starti addosso e a provocarti e a spronarti. David Blatt è un rivoluzionario sotto alcuni punti di vista. La sua pallacanestro era nuova quando è arrivato in Italia, soprattutto difensivamente, ed è stata infatti la sua difesa a far vincere quel campionato della Coppa Italia alla Benetton. Un allenatore che studiava molto anche le statistiche, proprio come classica cultura americana, quindi ti dava scouting report importanti con statistiche e tutto, e se tu eri connesso, studiavi e guardavi, era veramente del materiale che ti aiutava a giocare bene contro i tuoi avversari. Hanno vinto tutto anche in campo internazionale, quindi un onore essere stato allenato da loro. Sì, e posso immaginare. E per quanto riguarda Ettore, vabbè, a parte chiaramente che chiunque sia appassionato di pallacanestro lo conosce, magari l'ha un po' studiato. È recentemente girato il video di un suo, credo fosse clinic, in cui appunto diceva il concetto che hai appena espresso, e credo che anche la lettera che ha appena pubblicato riguardante le trasferte europee delle squadre sia abbastanza significativo della persona che è. E per questo dico che forse non lo comprenderemo mai. Per quanto stiamo parlando di probabilmente l'allenatore forse più forte, se non comunque il più vincente, perché dovunque è andato ha stravinto, ha strafatto, cioè tanti pezzi di storia del basket italiano passano da lui. Però forse non lo capiremo fino in fondo, perché non farà quella cosa che magari lo lega agli annali, che potrebbe essere vincere poi sostanzialmente al di là dell'oceano, ma non è mai banale. E poi secondo me lui non è la persona adatta al vivere al di là dell'oceano. Non so cosa ne pensi. Ma sì, lui ha una struttura particolare, non per niente ha fatto tanti anni assistente a Coach Popovic, che ha, diciamo, la sua visione, no, Eh delle certo. cose, ha una visione comune fatta di allenamenti, di organizzazione. Poi se vai in NBA devi scendere a diversi compromessi, perché hai a che fare con giocatori che hanno un ego particolare, che hanno una potenza di fuoco
impressionante anche dal punto di vista decisionale, cosa che in Europa in realtà non è così, che in Europa comanda l'allenatore, comanda la società. In NBA sta sempre di più ormai diventando la Players League, dove sono i giocatori che ormai dettano, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, nelle possibili trade, cosa devono fare le società, perché hanno un potere economico impressionante. E ci arriviamo, perché chiaramente volevo concludere, poi cioè, l'ultima parte me la volevo tenere alla zona al di là dell'oceano, prendendo la tua ultima professione. Però vorrei rimanere un attimo sulla zona, sul basket giocato, e prima di farti le ultime due domande su Treviso, volevo dirti una cosa. Com'è stato, perché me la testa ce l'ho nella scarpa da stamani, me la devo togliere. Com'è stato giocare con il Baso allenati dal Poz? Parlo di Capo d'Orlando, per chi non lo sapesse, a Capo d'Orlando solamente è stato allenato da Pozzecco e c'era Basile in squadra con lui. Beh, innanzitutto è stato molto facile, perché giocare assieme al Baso è semplice. Poi insomma ci conoscevamo ormai da un decennio passato assieme in nazionale, quindi... è stato veramente bello, perché non avevamo mai giocato assieme a livello di club, e quindi vedersi tutti i giorni e frequentarsi tutti i giorni era proprio divertente. Poi anche con Gianmarco, io nel club non ci ho mai giocato, però quando eravamo in nazionale le esperienze che abbiamo fatto, eravamo compagni di stanza, quindi c'è un legame particolare. Credo che io, Baso e Sandro Nicevic, che era l'altro veterano con cui avevo giocato assieme a Treviso, croato, siamo stati bravi, perché per noi sarebbe stato semplice ma dannoso considerare Gianmarco un amico, e invece noi lo abbiamo sempre considerato il nostro allenatore, okay, in campo, ovviamente. Questo perché sarebbe stato un errore comportarci da pari, soprattutto nei confronti degli altri ragazzi, di quelli più giovani, degli stranieri, e invece siamo stati professionali come uno deve essere, non abbiamo fatto niente di trascendentale, e questo ha aiutato anche Gianmarco a non sentirsi magari in difficoltà, perché magari noi potevamo avere qualche atteggiamento che con altri allenatori non avremmo avuto, e invece lui era il nostro allenatore ed è stato un bravo allenatore, perché a differenza di quello che pensa la gente, che da allenatore la sua trasposizione poteva essere quella da giocatore, cioè di uno matto, e invece lui è uno metodico, è uno che punta tutto sulla difesa, cosa che non faceva da giocatore, e quindi c'è stato proprio un bel ambiente. Poi sai, siamo arrivati in finale, abbiamo giocato la finale dove io ero strappato al polpaccio e Baso era infortunato dal livello muscolare. È vero che anche Trento aveva un giocatore infortunato, si è meritata di più Trento, ma il fatto di essere arrivato in finale ci aveva già garantito di venire promossi e ripescati l'anno dopo in Serie A. Sì, e comunque vabbè, il Poz, ok, si possono raccontare mille storie, immagino, sul campo, sul Poz, però anche lui appartiene sicuramente a quella categoria di giocatori che trasmetteva una grande forza d'animo, una grande passione, e io sono sempre a favore di questo tipo di entusiasmo sulla panchina, perché comunque, specie quando si va alti di categoria, si cerca chiaramente la finezza tattica, si cerca chiaramente la finezza a livello di statistiche, ma non si pensa mai all'idea di gruppo, e secondo me il Poz è uno che a creare gruppo ci sa particolarmente, e che in partita ti sa tirare la carica fuori nel momento giusto. Secondo me a Capodorando questa cosa si vedeva tantissimo, e anche nelle sue squadre anche ora è migliorato molto da questo punto di vista, e penso che la sua energia sia riuscita a trasportarla in questo modo. Vabbè, lui ama visceralmente i suoi giocatori. Gianmarco è uno che, se io adesso dovessi chiamarlo, non mi risponde. Se gli mando un messaggio non mi risponde per un mese, perché è fatto così. Però se sei un suo giocatore, al primo squillo lui risponde. Quindi è proprio una concezione sua. Certo è che lo insulto dalla mattina alla sera, perché deve darsi un contegno, no? Non può reagire come se fosse un giocatore, perché lui ha una giacca e una cravatta dell'allenatore, quindi deve anche mollarla lì di prendere dei tecnici, ma perché è un bravo allenatore, quindi quando fa quelle cose lì dà modo ai suoi detrattori di parlarne male in maniera giustificata. Invece se lima anche quella parte lì troppo emotiva, trova un equilibrio che serve a lui più che ai suoi giocatori, perché i suoi giocatori li ama e i giocatori suoi percepiscono che lui li ama. Certo, e
ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Galanda, perché anche Jack è passato chiaramente da palcoscenici importanti, ha giocato in una grande squadra, come quella della Fortitudo Bologna, che ha avuto purtroppo un passaggio non bello. Stessa cosa è successa per Treviso. Io mi chiedo, quando un giocatore come può essere te, come può essere Jack, vede una cosa del genere, qual è il suo primo pensiero? Cioè, qual è il primo pensiero di vostro quando avete visto Treviso fallire, la Fortitudo fallire, tutte queste realtà crollare? Beh, hai diversi pensieri. Innanzitutto che è una squadra che hai amato e che quindi ti spiace vedere che fa quella fine. Per il movimento in generale, perché la pallacanestro e qualsiasi sport vive anche sulla storicità di alcune squadre, di alcune città, e i tifosi in primis, perché la passione che hanno anche nel vivere la quotidianità dell'aspettare la partita e di arrivare alla partita ed andarci con la famiglia piuttosto che con gli amici, e da un giorno all'altro ritrovarti senza niente è uno shock, no? Dal punto di vista sportivo, e non ne hanno colpa, no? Certo. E quindi senza colpe ritrovarsi senza una cosa che amano è una botta veramente molto importante, e non è un caso che appena le squadre ritornano nella pallacanestro che inizia a contare, il palazzetto immediatamente è pieno, immediatamente fa sell out, perché vivono di quella cosa e hanno la necessità e giustamente la voglia di ritornare a vivere le stesse emozioni. Certo, sono d'accordo, e diciamo che la prova è sicuramente stata Bologna con la partita di Natale dell'anno scorso, e purtroppo sono sempre brutti episodi che dispiace dover essere qui a raccontare, perché oltre a quello che dice Matteo mi sento di aggiungere il fatto della piazza. Cioè, il basket è uno sport che in Italia è rappresentato da una nicchia, potremmo definirla così, non essendo lo sport principale, potrebbe essere definito come uno sport che ha una nicchia che lo segue molto, e spesso è geolocalizzata, tenetemi questo termine qua, cioè ci sono delle piazze in Italia dove il basket va molto di più, mi viene in mente Bologna, Livorno, Treviso stessa, insomma ci sono delle realtà che quando spariscono ti fa sempre girare le scatole. Quella famosa Ghirada di cui parlavamo è una culla di talenti, una culla di basket proprio, e quindi quando vengono a cadere queste realtà, io questo qui è un discorso che ho rimarcato spesso in live anche con altri ragazzi, anche quando si parlava di altri argomenti, lo sottovalutiamo sempre. Noi pensiamo sempre a una società che è fallita, ma qua non si sta parlando di quello, si sta parlando di una città che vive uno sport in un certo modo, che non ha più il suo punto di riferimento principale, e questo è molto grave. No, certo, è proprio la tradizione, le abitudini che sono radicate all'interno di alcune città, che hanno sempre vissuto di quello e che sono parte integrante soprattutto di quello. Esatto. E rimanendo su Treviso e cercando di fare un po' un assist a quello che vuole essere poi sostanzialmente la parte succosa della chiacchierata legata al tuo ultimo impiego, per come assist, visto quello che è successo ieri sera, tu sei stato compagno di squadra della prima scelta non americana al draft NBA, che è un personaggio molto particolare su cui bisognerebbe parlare 4 ore probabilmente, ovvero Andrea Bargnani. Lui, quando era tuo compagno di squadra, era immarcabile, io me lo ricordo, in Italia non era giocabile, giusto? Io proprio non giocabile, no, però era forte, altrimenti non l'avrebbero scelto, altrimenti non avrebbe fatto in alcune stagioni 20 di media in NBA quando stava bene. È un giocatore dal grandissimo talento, da un giocatore che si è allenato tantissimo per diventare il giocatore che è diventato. Purtroppo quando fai 10 anni in NBA, ma 4 e mezzo, gli ultimi 4 e mezzo, sei sempre infortunato, è difficile trovare un equilibrio, trovare la continuità nel poter fare quello che ti piace fare, che sai fare bene, e purtroppo l'ho portato a smettere, perché fisicamente aveva ogni 3x2 una problematica, e poi anche dal punto di vista psicologico a un certo punto arrivi e dici: ok, io lavoro sempre, ritorno dall'infortunio, sono a posto, e ricomincio e mi rifaccio subito male, a un certo punto non ce la fai più.
Sì, dalla chat ci dicono che West ha detto che ora Barniai sarebbe immarcabile perché lo menavano come Fabbri. È vero, io penso e do un giudizio che è una cosa che è sbagliata, non bisognerebbe mai farla, però diciamo che è più che altro un'opinione. Io credo che quella prima scelta forse gli sia costata tanto. Ah, sì, è normale, è stato un peso importante, quel draft lì non era profondissimo, quindi come quello di quest'anno, non è stato un draft profondissimo e lui è capitato lì, è stato scelto alla 1, gli ha messo grandissima Da New pressione. York. No, No, scusa, lui è stato da da Toronto, è Toronto, stato è vero. scelto a New York A New York. e sicuramente non lo ha aiutato nell'opinione pubblica generale, detto che poi... Ripeto, quando stava bene, se un giocatore fa 20 e 7 e lo fa per una carriera, la numero uno ci sta. Puoi vincere, puoi perdere. Ci sono stati altri numero uno che sono stati agghiaccianti o che sono scomparsi dai radar. Ripeto, lui ha commesso degli errori, aveva delle caratteristiche, particolari di gioco e peculiari che potevano in alcuni casi far entusiasmare, in altri, dire però manca qualcosa. Ma se ci avessero detto gli anni prima, guardate che trovate un giocatore che va in NBA e ne fa 20 e ti prende 6 rimbalzi invece che 10, fermavi, dicevi dai, fammelo vedere subito, anzi, fammelo vedere uno che ne fa 14 e 4 e lo fermiamo lo stesso. Però è un po' il punto che si tirava fuori prima. Cioè, esiste questo paradosso che non riesco molto bene a identificare. E sono contento di riuscire ad avere te, Jack. Poi sto scrivendo praticamente a tutti, non te lo dico. Sto venendo a Sei uno spiegare. stalker, Sì, cioè. ma lo ammetto senza, senza ma. Mi piace avervi perché. Voi, come vi ho detto, rappresentate una nazionale che secondo me ha dimostrato tanto e con quello che aveva. E dopo di voi, cioè dopo quel 2004, dopo quel periodo lì, uno ha iniziato a crederci veramente. Cavolo, tanta roba. E se poi penso che mi porto dietro questo e dopo sono arrivati Bargnani, Gallinari, Bellinelli, Datome. Oggi parlavo con un ragazzo e mi ha detto, Nico, quando fai questo discorso non tieni mai in considerazione Hackett, che se pensi a quando è arrivato Hackett si era fatto un discorso clamoroso anche su di lui, che poi in realtà è la nazionale che ha portato a quel, io mi permetto di definirlo perché ero lì e quindi lo definisco fallimento del preolimpico di Torino, sostanzialmente, dove il fallimento, io lo ampio, come discorso non è solo legato a quello che è successo sul campo, è stato legato anche a quello che è successo fuori dal campo, ma questo è un altro discorso. Anche lì, cosa è successo? Cioè, com'è possibile che ha aumentato il talento e è sceso tutto? Lo sport non è una scienza esatta, quindi non è che se metti delle cose sai che funzioneranno. Ci sono gli avversari, ci sono le situazioni, ci sono gli infortuni, c'è lo stato di forma, ci sono alcune scelte. Cioè, veramente, te lo dicevo all'inizio chiacchierata, che le variabili sono tantissime. Poi sono stati commessi degli errori, ma certo, ma lo sanno anche loro. C'è stata qualche azione che poteva andare in un altro modo e un po' di sfortuna, ma certo, quindi non... Ti ripeto, comunque resta il fatto che sono sicuro che i ragazzi abbiano qualche rimpianto, ma perché viversi la possibilità di giocare un'Olimpiade o di andare a medaglia agli europei piuttosto che ai mondiali, ma è normale che... Però noi, ti ripeto, noi ci si sono allineate le stelle, no? Per prendere la medaglia agli europei piuttosto che alle Olimpiadi. Bastava niente per tornare a casa senza nulla, senza la qualificazione Olimpiadi, e staremmo parlando di un'altra storia. Quindi, sai, capisco la delusione dei tifosi, capisco la delusione dei ragazzi, anch'io ero là perché commentavo con Sì. Sky, e è normale che tutti stavamo facendo il tifo per. Poi un canestro difficile della Croazia, uno allo scadere dei 24, un canestro, un tiro sbagliato da noi. E lì ti giochi l'accesso alle Olimpiadi, ma stiamo parlando di tre azioni su un torneo, capisci? Chiaro, 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 chiaro. Sicuramente c'è quell'aspetto lì. E insomma, abbiamo nominato il draft e qui siamo tanti e immagino che siano tanti qui per sapere un parere a caldo su quello che è successo ieri notte. Ma sai, allora, i giocatori facendo NBA poi... Non sono un malato di NCAA, anche se un anno l'ho commentata, è stata divertentissima, proprio divertentissima. Non è un draft
fit, come abbiamo detto prima, profondissimo, nel senso che non c'è la scelta che dici questo qui distruggerà tutto. Ci sono dei buoni giocatori che hanno un potenziale per il futuro. Dipenderà molto dalla squadra in cui sono arrivati e dalle condizioni in cui giocheranno, dagli equilibri che ci saranno nella squadra, quanto spazio avranno, che progetto ci sarà, se verranno scambiati o meno, quindi anche lì. Però diciamo che Edwards è quello più elettrico, no? Cioè, certo. Per il ruolo e perlomeno per adesso la personalità che sta dimostrando di avere, sta facendo dichiarazioni di un giocatore che ha già un ego spropositato, perché pre-draft aveva detto che il suo modello era Wade, e anzi che sarebbe diventato più forte di Wade. Io sarei un attimo schiacciato, però probabilmente la sua forza sarà quella. E quindi è un giocatore veramente di grandi qualità dal punto di vista realizzativo, è uno che non passa tanto la palla, è uno che nella selezione dei tiri diciamo che per adesso è ancora abbastanza wild, però insomma l'NBA ci fa vedere anche che chi ha quel tipo di talento poi i numeri a casa li porta. Wiseman è un atleta pazzesco, io faccio fatica a pensare che possa rimanere a Golden State. Ah sì? Ora purtroppo è notizia di qualche minuto fa che l'infortunio a Klay Thompson è abbastanza grave, non si è rotto il tendine d'Achille probabilmente, ma se lo è strappato in maniera pesante. Comunque non è divertente. Perché non c'è scritto rupture, ma c'è scritto tear, e tear è lo strappo, quindi poi vediamo anche se le notizie cambieranno o non cambieranno. Vediamo, io spero che non sia una rottura del tendine, perché dopo che ti sei fatto il crociato, farti subito il tendine vuol dire che starai fuori praticamente 3 anni ed è veramente tostissimo. Sì. E vediamo se Wiseman rimane lì, se Golden State va a uno scambio. Io ho sempre pensato che la loro scelta e Wiggins l'avessero scambiato per prendere una superstar. Vediamo se sarà ancora così alla luce anche dell'infortunio di Klay Thompson. Per la Melo Ball, un playmaker moderno ovviamente, perché la struttura fisica è quella, anche lì viene da una famiglia particolare, anche se Lonzo Ball come atteggiamento mi piace molto di più, perché è uno molto schiacciato che fa le cose, no, di squadra. Già la Melo sta facendo vedere che anche lui c'ha il suo ego, dovrà dimostrare tanto, perché è un bel atleta ma non è un super atleta rispetto ad altri. Bisognerà vedere quale sarà l'impatto e quanti, perché è un gran passatore come il fratello, è più alto del fratello, quindi potenzialmente è ancora un miglior passatore anche in campo aperto e tutto con entrambe le mani. Bisognerà vedere dal punto di vista realizzativo quanto sarà in grado di andare fino dentro, quanto quel suo tiro riuscirà a supportarlo. Sì, dalla chat i ragazzi scrivono che stavano leggendo l'articolo anche ora, le ultime news uscite parlano di rottura del tendine. Cioè, io ho letto prima Wojnarowski che diceva tear. Sì, speriamo che tu abbia ragione te, perché sennò veramente spero davvero. Stiamo perdendo il miglior tiratore della Lega in questo momento, almeno meccanicamente. No, ma poi a me piace l'idea che Golden State dopo quest'anno qui tornasse per riprovare a vincere ancora, quindi insomma è affascinante l'idea di avere un campionato che abbia tutti gli effettivi a referto, e quindi vedere un campionato dove non ci sono squadre che sono decimate piuttosto che sono senza due superstar, e invece vedere un campionato dove ci sono tutti, allora dici metto comodo e mi godo tutto lo spettacolo. Sì, diciamo che l'assist della storia di Bargnani ci accomoda, perché c'è un po' d'Italia anche in questo draft. C'è un italiano draftato alla 48, sarà compagno di squadra di Wiseman, se non lo tradano chiaramente, Nico Mannion, che era stato inizialmente, cioè mi ricordo proprio quando si iniziava a parlare di Mannion, era anche altino. Nei prospetti del mock draft veniva dato addirittura dentro la lottery, in alcuni momenti addirittura dentro la top 10. Poi la stagione ad Arizona è stata una stagione strana, non ha fatto male ovviamente, ma non ha fatto quello che alcuni si aspettavano, e questo l'ha fatto scendere. Io pensavo non andasse così in basso nelle scelte, invece la 48 abbastanza in giù, però insomma l'importante è essere lì. Quello che conterà per lui è avere pazienza adesso, capire che potrebbe fare qualche giro in G League,
vedere se lo tengono a, se lo tengono a, a San Francisco, perché potrebbe anche essere che venga mandato da qualche altra parte, non lo sappiamo, però certo. Adesso la pazienza deve averla, deve trovare una situazione che gli permetta di crescere, di trovare dei suoi, delle sue sicurezze e di trovare piano piano il modo per migliorare. Poi insomma è un giocatore esplosivo con grandi mezzi atletici, non è altissimo, ad Arizona il tiro è andato e è venuto, quindi da quel punto di vista deve essere molto molto più costante per la sua fortuna all'interno dell'NBA. Ecco, sì, e sicuramente diciamo che la nazionale gli potrebbe dare una mano se decidesse di venire a giocare nelle partite, insomma, se verrà convocato, ovviamente. Io comunque ho delle buone speranze per questo ragazzo, perché secondo me ha, innanzitutto è uno che lavora molto, e questo mi piace, cioè l'ho visto anche durante il periodo della quarantena, ha lavorato tanto in palestra, insomma ci tiene, ecco, e questo... E tu guardi i video di quelli che postano gli allenamenti? No, io ho guardato le sue storie, ho guardato effettivamente quante volte andava in palestra, ecco, questo okay. sicuramente, no, ecco, i video dei pre-draft non li sopporto, perché la Melo sembra Dio e non ne posso più. Tutti sembrano Dio. Sì, no, ma io cioè... L'avrei capito, io ce l'ho un pochino qua, cioè proprio a me quei personaggi lì mi escono un pochino dal sangue, non riesco ancora a farmi piacere Lonzo dopo tanti anni, io quella famiglia lì non la capisco proprio, non la capisco. No, vabbè, ma non ti ripeto, Lonzo Ball a me come atteggiamento piace molto, perché è uno schiacciato che difende forte, che passa la palla, poi anche lì è stato scelto probabilmente troppo alto il suo anno del draft, quindi anche lì per il discorso di Andrea... di pressione, un po' di aspettative, non è quel tipo di giocatore da nelle prime cinque scelte, no? Non è, secondo me, però è un giocatore di sistema, un giocatore solido, sì, sì, no. Che se non viene no, schiacciato da quel tipo di aspettativa, è un giocatore che a me piace, poi i suoi difetti, può migliorare tutto, però a me come atteggiamento piace. Sì, sì, diciamo che c'ha il padre che è entrato un po' troppo a gamba tesa nella Lega, ecco. Vabbè, ma quello si sa. C'è poco da fare. E l'altro po' d'Italia che c'era in questo draft, in realtà poi non c'è stata, ed è Paul Eboua, che è ragazzo che, cioè almeno dal punto di vista degli allenamenti, ha origine italiana, è cresciuto nella Stella Azzurra di Roma, lo davano lungo, lui alla fine è finito undrafted, che io sappia però c'è Dallas dietro, non so. Guarda, devo essere molto molto onesto, lo conosco poco, quindi sarei sciocco e poco attendibile nel dire qualcosa, quindi sicuramente non deve prima di pensare di là deve affermarsi ad alto livello qua. Secondo me è più adatto per quel tipo di percorso, però ripeto, non lo conosco così bene da poter dire, esprimere un'opinione. Certo. E Nico invece, perché dalla chat mi chiedono secondo te qual è la steal of the draft, io ti chiedo se può essere Nico. Non lo so, cioè poi sai, ogni anno c'è qualcosa che viene fuori, no? Però anche lì non è una scienza il draft. Sì. Perché se fosse una scienza nessuno sbaglierebbe e uscirebbero sempre giocatori spettacolari. E invece dipende da qualsiasi cosa, cioè Tyler Herro, se non fosse andato a Miami, ma vai a sapere se avrebbe fatto quello che ha fatto nei playoff, no? Quindi cioè Steal of the Draft lo vedremo quando siamo a metà campionato, e allora lì lo vedremo. Poi sai, bisognerà vedere, magari Edwards è uno che ti fa già 20 a partita, no? Certo. Però la Steal of the Draft qual è? Quello che già in una contender fa bene o è quello che ti dà statistiche subito, no? Anche lì è abbastanza soggettivo. Sì, sì, allora, sì, è chiaro. Vediamo, un po' di pazienza e vedremo. È chiaro. E veniamo da... Beh, sicuramente un draft particolare, perché sostanzialmente nessuno ha visto nessuno, perché hanno giocato veramente molto poco. E veniamo anche da una stagione estremamente particolare, dove però, io vorrei una tua opinione, secondo me l'NBA ha dimostrato ancora una volta di essere trendsetter su tutto. Il termine trendsetter è un termine, io non sono tantissimo fan degli anglicismi, ma trendsetter mi piace tantissimo, cioè è colui che crea una moda sostanzialmente,
E qua l'NBA l'ha spiegata a tutti, perché è l'unica lega professionistica che da quando è partita quella stagione è rimasta a sostanzialmente zero contagiati, perché quelli di pre-season erano quelli che erano appena entrati nella bolla. Cosa ne pensi di questa cosa? Ti dico una cosa, che innanzitutto sono avanti, ovviamente, hanno dei gruppi di lavoro immensi e che pensano a tutto. L'idea della bolla è ovviamente di grande successo, ma anche solo per un semplice motivo, che se non ci fosse stata non avrebbero giocato. Quindi già solo per quello è stato un grandissimo successo. Il livello di pallacanestro che abbiamo visto è stato, a parte i seeding games che lasciano il tempo che trovano, a parte qualche partita all'inizio, ma proprio per uno stato di forma, poi abbiamo visto delle serie godibilissime, con delle giocate pazzesche ed un grande livello. Mi sarebbe piaciuto vedere Miami al completo per il discorso che facevamo prima, purtroppo non è stata così, pazienza. Essere trendsetter con 170 milioni di dollari da spendere per organizzare quella cosa è un po' più facile, eh? Quindi quando hai quei soldi lì per organizzarti, è vero che li spendi per non perderne altri, perché avrebbero perso talmente tanti di quei soldi a non giocare che devi fare un investimento. Però è stata una cosa che oggettivamente ha funzionato alla grande, hanno fatto di tutto per renderla godibile e fruibile dai tifosi, e ha funzionato, non c'è niente da dire, fanno le cose bene. Adesso per questo draft, visto che non potevano farlo nella green room, hanno mandato a casa di ognuno il set con i cappellini, il pallone, l'iPad, l'iPhone, il back per fare realtà virtuale. Cioè, pensano a tutto e sono fighi, non c'è niente da dire. C'hanno i soldi, ma il fatto di avere i soldi non vuol dire che ce la farai, devi avere anche le idee. E da questo punto di vista l'NBA le idee le ha sempre. Sì, e a proposito del draft e di quello che diceva Matteo, vi invito ad andare sulla pagina della giornata tipo, che è chiaramente la pagina di riferimento per quanto riguarda i social in Italia per il basket, e vedete la foto della box che hanno mandato ai giocatori. Gli hanno mandato una box con i 30 cappellini delle possibili squadre dove finivi, quindi sostanzialmente la giornata tipo diceva: i ragazzi hanno 29 cappellini da rivendersi poi su eBay adesso, le cuffie, l'iPhone, gli hanno mandato tutto, e c'era chiaramente la diretta in contemporanea. Glisso anche lì, perché ormai abbiamo capito che non mi sta molto simpatico, su che cosa è successo durante la terza scelta, con la VAR che sta così triste perché suo figlio non è la prima. E va bene, ok, dai, facciamo che glisso, non ne parliamo di questa cosa, ne parliamo, dai, tanto se no non usciamo. No, ritornerei a parlare della bolla, di quello che è successo nella bolla, perché secondo me è veramente qualcosa di incredibile dal punto di vista sportivo. Allora, è pazzesca, perché i ragazzi in chat se lo ricordano, e me lo ricordano tutte le volte. Abbiamo fatto una live poco prima che iniziasse la stagione con Dario Vismara qua, e parlavamo della stagione, e era poco successo il caso legato, cioè stavano poco scoppiando tutti i casi legati al movimento Black Lives Matter, e con Dario abbiamo fatto una previsione. Ho detto: c'è stata la questione del fatto, purtroppo, di partita di Kobe, la questione Covid, Black Lives Matter, a novembre Trump probabilmente perde le elezioni, il titolo lo vince Los Angeles, e l'MVP è LeBron, perché deve essere per forza lui, no? Cioè, poi non c'è Soragna a marcarlo, quindi vince LeBron per forza. No, vabbè, è successo di tutto, è stata gestita anche lì in maniera super personale da parte di ogni giocatore. La Lega ha dovuto lasciare concedere qualcosa ai giocatori, che altrimenti avrebbero creato magari qualche problema in più, però il messaggio era positivo, quindi voglio dire, niente da dire. Sul discorso del votare, anche lì l'NBA si è trasformata un pochino in un'entità politica, perché insomma, dicendo di votare, stavano dicendo di votare contro Trump, però insomma hanno cercato di sensibilizzare tutte le comunità ispaniche e afroamericane ad andare a votare, che storicamente sono quelle che votano di meno durante le elezioni americane. Poi sai, sul titolo di LeBron, ti ripeto, mi sarei piaciuto vedere con Dragic a Adebayo sempre, con Butler che non si scaviglia. Insomma, sarebbe stato, magari avrebbe vinto lo stesso Los Angeles, non lo so. Mm-hmm. Però forse avremmo visto qualche altra storia, però insomma, fenomeno è un fenomeno, di fianco a un altro fenomeno, e quindi sì, e ecco, io per quanto riguarda
LeBron, sono felice del titolo perché abbiamo visto un bel film. Questo è innegabile. Credo che non manca. Cioè, penso che ci siano già gli sceneggiatori lì, taccuino alla mano, che stanno scrivendo chiaramente la storia di questa. Sì, alcune cose io non le apprezzo, perché a me la narrativa sua della Legacy, la narrativa sua di Kobe Bryant, tutte queste cose a me non piacciono perché, diciamoci la verità, non è che fossero amici loro due. Quindi adesso perché lui è a Los Angeles e cavalca questa cosa, io non sono un grande fan di questo atteggiamento. Poi se dobbiamo parlare del giocatore. Alzo il cappello, è una cosa impressionante, lo è sempre stato e a quest'età fare ancora quelle cose, quella capacità di gestire il suo corpo, di avere quella professionalità che tanti suoi colleghi non hanno, come vede la palla canestro, come passa la palla, cioè cosa devi dire? Non è che non puoi non essere innamorato del giocatore. Sui suoi atteggiamenti, su come gestisce la sua figura fuori, io sono molto meno fan. Posso dirti grazie e vorrei dire ai ragazzi della chat che non ci eravamo messi d'accordo io e Matteo, questa domanda è saltata fuori in maniera completamente casuale e io non l'ho influenzato in nessun modo perché è esattamente quello che ho detto io. Io ne abbiamo parlato anche recentemente con altri ragazzi, gli ho detto LeBron, per l'amor del cielo, secondo me in realtà, visto il tipo di passato che ha, fa anche bene a esporsi su determinati argomenti, fa bene a fare il lavoro che fa fuori dal campo. Però Ma io certo, ma poi quando ragazzi, questo qui ha donato una scuola, cioè sì. stiamo parlando di uno che Chapeau. sensibilizza. Io su queste cose qua, ma figurati sul suo impegno sociale, ma è un grandissimo comunicatore, raramente sbaglia nel dire qualcosa da quel punto di vista. Poi altre dichiarazioni sue, nella sua pallacanestro, nel suo modo, ecco, lì mi piace molto, ma molto, ma molto di meno. Ma non discuto quello che fa nel sociale, che è una cosa stupenda. Sì. No, è che quel discorso che ha fatto alla commemorazione di Kobe non ci stava mai. Cioè, io No, sanguino ma lui, no, giallo-viola, dove? no, no, ma lui, il problema è che lui non ha parlato al giorno della commemorazione, Sì. non è stato mai inquadrato, addirittura io sono uno di quelli che pensa che non era neanche là e non ha parlato. E se non ha parlato vuol dire che qualcuno ha detto probabilmente che chi doveva parlare e chi non cambiava, se parlava meno. E quindi poi narrare la storia che erano fratelli e tutto, No, anche no, no, grazie. no, no. Apprezzo più le parole di Michael, che invece, ad esempio, io sono uno di quelli che. Non, allora, su Michael non, nessuno potrà mai dire niente nella storia. Su quello che è fuori dal campo, ognuno può avere la sua opinione. E io personalmente non lo apprezzo granché. Ci sono tante cose che non ho mai apprezzato. Ho visto e apprezzato molto The Last Dance. C'è un concetto anche lì che non ho apprezzato perché. Loro dicono, sì, sai, il fatto che scommetteva, diceva, ma sai, lui scommetteva 20.000 dollari, per lui è come scommettere 2 euro. No, non è quello, non è quello. Cioè, nel senso, non è un messaggio che fai passare perché. Va bene, ok, glissato. Io comunque, quello che ha detto Michael su Kobe l'ho apprezzato molto di più. L'ho apprezzato molto di più. Cioè, è chiaro, è stato molto più sincero. Non ha fatto perno su una situazione. Mentendo anche un po' sulla propria relazione con Kobe per cercare di accaparrarsi, diciamo, i favori di Los Angeles. Poi chiaramente le storie americane gli sono andate dietro a LeBron, l'hanno portato al titolo, è una bellissima storia e finirà sui libri e va bene così. Però perché poi c'è anche il campo e sul campo stiamo parlando di un androide, nel senso immagino Vabbè, che lo certo. fosse già anche nel 2004. Ma certo, figurati, un fenomeno è un fenomeno da subito, quindi non c'è niente da dire. Sul LeBron giocatore non puoi non innamorarti di un giocatore che fa quelle cose. Certo, sono d'accordo. E invece, allora devo farti un flash veloce su cosa pensi di quello che secondo me è il suo vero competitor, uno contro uno, che è Giannis, su cui hai fatto secondo me un bellissimo servizio, dove ho visto anche l'uno contro uno, perché dici una volta che ho fermato LeBron, devo fermare anche Giannis per pareggiare. È effettivamente quello che prende il testimone? Ma non lo so, è un giocatore particolare. Per adesso, back to back MVP, ed è quello è perché in regular season, veramente, ma è Milwaukee che in regular season
tiene sempre premuto nell'acceleratore come fa anche lui, e quindi vanno talmente forte che gli altri si prendono il loro spazio. Però c'è chi si prende proprio spazio perché sta aspettando i playoff, e nei playoff in questi ultimi due anni Milwaukee ha fatto fatica, e Giannis ha fatto fatica. Vero. Se non evolve da alcuni punti di vista, ho paura che continuerà a far fatica, o si avvicina un po' di più a canestro, nel senso di spalle a canestro, o mette un tiro presentabile, però poi la sua fisicità, la sua costituzione fisica comunque lo obbliga a determinati movimenti, e a determinati spazi anche. Quindi se non evolve rimane un fenomeno, perché anche lui, quello gli devi dire, nessuno gli toglie il titolo da fenomeno, ma ci mancherebbe altro. Però se non evolve, stiamo parlando di giocatori che giocano per vincere l'anello, non stiamo parlando di giocatori che giocano per fare 28 e 12, ok? Perché li può fare sempre per tutta la carriera, ma arrivi a un certo punto che devi giocare i giochi per vincere quell'anello, e per vincere quell'anello storicamente a metà campo devi fare determinate cose, perché il gioco è molto più lento, perché le squadre ti scoutizzano qualsiasi cosa, e se a metà campo ti manca qualcosa, anche perché il tuo fisico non ti permette di muoverti come lo puoi fare in campo aperto quando gli spazi sono più ampi, allora lì devi aggiungere qualcosina. Vediamo, ha dimostrato Giannis di saper lavorare e di aggiungere ogni anno qualcosa, e già questo è sintomo di uno che ha una voglia pazzesca di lavorare. L'età per lavorare ce l'ha. Come? L'età per lavorare ce l'ha. Quindi... No, ma certo, ma ripeto, si vede che è uno che si costruisce, che aggiunge qualcosa e tutto. Deve sempre aggiungere qualcosa. Certo. E allora ti chiedo gli ultimi due flash e poi ti lascio andare, che so che hai la diretta dopo. Uno è l'hanno chiesto prima, però devo tirarla fuori. Cosa ne pensi della situazione Gallo? E secondo te, se hai un'idea sul dove andrà? Bah, sai, sapere dove va è anche lì, tiri una monetina e dove cade andrà. Mm-hmm. Certo, credo che nella sua testa sia arrivato il momento di andare in qualche contender, perché come ti dicevo prima, arrivi a un'età in cui dici ok, è arrivato il momento. Bisognerà vedere dal punto di vista dei soldi se sarà disposto a lasciare giù qualcosa pur di provare a vincere. Si diceva qualcosa su Dallas, si diceva qualcosa sui Lakers anche, si era parlato vabbè, l'anno scorso di Miami, ma ormai non è andata così. Chi lo sa, Phoenix, sai, i nomi possono essere veramente tanti, ok? Beh, Dallas sarebbe veramente affascinante. Sai, per le caratteristiche del Gallo, sta bene ovunque lo metti. Sì. Ormai offensivamente è quel tipo di giocatore, l'efficienza sua ed efficacia sua è pazzesca, perché è sempre nella top 10 di qualsiasi statistica di efficienza. Difensivamente inizia a pagare qualcosa, ok? Però perché quello negli ultimi anni viene spesso attaccato quasi sistematicamente, però se produce come ha prodotto negli ultimi anni offensivamente, come terzo violino in una contender, è un giocatore che non ti sposta, non è un giocatore che adesso ha bisogno di avere il pallone 15 secondi nelle mani e fare 25 tiri. È un giocatore che te ne fa di meno, che ha grandi percentuali, che non mette giù il pallone tanto, e quindi con uno o due palleggi massimo si crea il suo tiro. Bisognerà vedere appunto lui quali sono le sue intenzioni e chi sarà predisposto a offrirgli un contratto. Sì, sono d'accordo, la questione economica è sicuramente prioritaria. Deve mettersi in testa che per andare in una contender ci vogliono altri due violini, e che se ci sono altri due violini probabilmente i soldi che prende attualmente non li deve prendere. E detto questo, una domanda un pochino più divertente, visto che comunque tu hai un bellissimo passato da giocatore, attualmente telecronista Sky, e quindi riesci a seguire molto bene l'NBA. Tu eri un giocatore particolare, nel senso che magari non eri la prima stella da 40 punti a partita, però come abbiamo detto eri uno di tantissimo cuore, tantissima voglia, con la giocata difensiva che può cambiare la partita, ma anche offensiva, in generale con quella mossa che può cambiare la partita.
C'è un giocatore nell'NBA di oggi in cui ti rivedi? Ma innanzitutto no, perché sarebbe un'offesa. Sarebbe un'offesa, mi spiacerebbe per quelli, perché già fisicamente sarebbe un paragone agghiacciante per loro. Io ti dico quelli che mi piacciono, okay. Cioè mi è piaciuto fino a che l'ho visto giocare a quel livello lì, beh, Iguodala è uno di quei giocatori che sono dei grandissimi equilibratori, ok? Cioè difendono forte, che sanno passare benissimo il pallone, che fanno giocare meglio gli altri. Ecco, questi sono i giocatori che io adoro. A me piace molto Gordon Hayward, mi è piaciuto da pazzi molto di più rispetto a prima Jimmy Butler in queste in questi playoff, perché ha cambiato il suo modo di giocare, ha messo in secondo piano la sua personalità per il bene della squadra, e la squadra ne ha tratto enormi benefici. Diciamo che in generale i giocatori di sistema sono quelli che mi piacciono più. Poi sono un amante dei giocatori, cioè Klay Thompson è un giocatore che io adoro, è uno che non passa la palla, cioè nel senso che non sa passare la palla perché non lo sa fare, però tira quando deve tirare, fa canestro e difende forte, quindi ha delle caratteristiche precise che cioè, ovunque lo metterai farà bene, perché ha quelle caratteristiche che servono a una squadra per avere equilibrio, per fare bene. Mi piacciono quei giocatori perché mi ci identifico, più che altro. Se fossi stato un super talento atletico e tecnico, magari mi identificavo di più con altri giocatori. Mm-hmm. Però adoro KD, adoro vedere giocare Kyrie Irving, anche se non lo vorrei mai per vincere qualcosa, anche se ha già vinto, per dirti. Impazzisco a guardare Ja Morant, quindi sai, lo spettacolo c'è in tantissime giocate. La tipologia di giocatore è quella che mi piace. Mi piace che tu abbia tirato fuori il nome di Iguodala, perché non è banale da identificare comunque. Vabbè, è un MVP di Finals, nel senso, non è che stiamo parlando di uno scemo, è uno che a inizio carriera tirava tanto e la passava poco, poi con l'avvento dell'esperienza ha trovato il sistema di Golden State, il sistema ha esaltato lui e lui ha esaltato il sistema. No, ma poi in che contesto è stato MVP di una Finals? Cioè è stato MVP di una Finals di una squadra con uno che non ha, ancora oggi non hanno capito come si fa a difendere, cioè l'hanno dovuto rompere, quindi nel senso stiamo parlando sicuramente di un fenomeno, però comunque di un giocatore molto molto ma molto particolare, ecco, questo sicuramente. E insomma, adesso, nella speranza che con questo virus si finisca, dovreste ricominciare anche a fare le live, poi sì, scusate, le dirette da là, immagino, con sì, adesso il campionato inizia il 22 e teoricamente faremo le telecronache da là, anche perché le telecronache farle da casa è pressoché impossibile. Fino a che facciamo, sai, basket room o qualche contenitore, lo puoi fare anche da casa. La telecronaca devi essere lì, ma anche per una questione tecnica proprio, cioè di mixer e di missione e tutto. Però insomma, per fortuna partono presto rispetto a quelle che potevano essere alcune aspettative dei giocatori, quindi il fatto di partire presto anche per tutti gli appassionati si aspetta di meno, no? E quindi certo. Tra poco si ricomincia con la stagione NBA, vediamo come andrà. Siete carichi in redazione, immagino di sì. Immagino che non vabbè, sì, ma come ogni anno, insomma, certo. Quando inizia la stagione è sempre una figata. Poi, come tutti, aspetti poi di arrivare verso la seconda parte, quando le partite hanno un significato ancora maggiore rispetto all'inizio campionato. Ogni anno inizi e vedi come vanno, guardi i giocatori nuovi, vedi le squadre che hanno cambiato tanto, se funzionano o se non funzionano. Segui come qualsiasi tifoso, segui la storia della stagione, appunto. Che anche se si spera sarà più normale di quella che abbiamo appena visto, ogni stagione ci hanno insegnato che ha la sua storia. Matteo, precisissimo, sono le 10 adesso, come avevamo pattuito, e ti ringrazio ancora veramente per questa esperienza. Io continuerò a stalkerare tutti i tuoi compagni di squadra del 2004, finché qualcuno non mi risponderà. Grazie ancora per la pazienza, veramente è stato molto divertente. Ma figurati, è stato un piacere, grazie a te, buon lavoro e buona pallacanestro a te e a tutti i tuoi followers. Grazie mille, grazie mille. Grazie ancora, Matte. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Tanta roba, raga, eh? Che dite?
Che dite? Eravate tantissimi, tantissimi veramente. Siete tuttora tantissimi. Grazie, grazie di essere stato qua. Bellissima live. Cioè...